tornerei al professore Zago e poi intercaliamo con un altro sindaco che deve andare via, sul nostro tema. Abbiamo visto un po' l'inizio della vicenda ragusana. Il professor Zago ce la racconta dalla coda, cioè dall'oggi, perché in qualche modo la sua è una posizione particolare per dare un'idea appunto dei cambiamenti in atto e delle prospettive in atto. Sì, non so se riuscirò a parlare di questo, in realtà ho una qualche difficoltà a intervenire, anche, insomma, perché stamattina abbiamo ascoltato una serie di ricognizioni molto minuziose, attente, del sistema universitario oggi, delle sue difficoltà, anche dei rimedi che le università si stanno, come dire, sforzando di mettere in atto, in particolare l'intervento del magnifico rettore dell'Università di Catania questa mattina è stato molto interessante a tale riguardo. Insomma, io adesso vorrei parlarvi di questa esperienza ragusana dal mio punto di vista, insomma, cioè di uno che non è un politologo, che non è uno storico, che è un letterato, che però insomma si è trovato a vivere questa esperienza, che ha avuto delle luci e delle ombre, che ha luci e ombre, che è stata anche complicata, anche un'esperienza esaltante in certi momenti, che dura, che continua e che però va difesa strenuamente ancora oggi. Direi questo, che sono cose che sono rimbalzate nei discorsi che abbiamo ascoltato anche questa mattina, ma nel 1999, quando è cominciata l'avventura ragusana di Lingue, ricordo che fino ad allora Lingue era stata all'Università di Catania un corso di laurea della Facoltà di Lettere, che solo allora divenne anch'essa una facoltà, sia pure articolata su due sedi, una catanese e una ragusana. Ragusa era, questo dato lo sottolineerei, una provincia in ascesa, emergente, se posso dire così, contrassegnata da uno spiccato dinamismo socio-economico che riguardava vari settori. È stato ricordato adesso il settore della piccola imprenditoria diffusa in questo territorio, la serricoltura della cosiddetta fascia trasformata, che sicuramente influì sulla nascita del primo corso decentrato qui a Ragusa, che fu Scienze Tropicali. Si trattava di un contesto caratterizzato da un dinamismo che collocava la provincia di Ragusa, se non sbaglio, in uno dei primi posti a livello regionale e anche oltre. Uno scenario che ovviamente oggi è completamente cambiato. Da qualche tempo poi la provincia di Ragusa aveva cominciato a imporsi al di là dei circuiti locali per le sue attrattive turistiche, per la bellezza dei suoi paesaggi, per le sue città teatro, come le aveva battezzate lo scrittore Gesualdo Bufalino, il quale si era imposto, si era affermato proprio all'inizio degli anni Ottanta e non perdeva occasione, parallelamente alla sua prestigiosa attività letteraria, attraverso una serie di bellissimi elzeviri pubblicati
per esempio sul settimanale L'Espresso, su tanti altri giornali e riviste, anche specializzate nel settore turistico di vasta circolazione, che so, Weekend, Qui Touring, eccetera, per suggerire, usava questa formula Bufalino con la sua arguzia, ai viaggiatori intelligenti di spingersi fin qua giù, nell'angolo più meridionale dell'isola, e di venire a visitare paesi ingiustamente sconosciuti o malnoti allora, come Ragusa, Ibla, Modica, Scicli, Comiso, eccetera, troppo a lungo rimasti ai margini dei più significativi itinerari turistici. Del resto, malgrado la precoce scoperta di alcuni di questi luoghi da parte del cinema d'autore, mi limito a citare Anni difficili di Luigi Zampa del 1948, girato a Modica, e Divorzio all'italiana, girato da Pietro Germi tra Ispica e Ragusa nel 1961, non c'era ancora stato il fenomeno non solo turistico ma di costume legato ai film televisivi su Montalbano, che recentemente hanno fatto di questo territorio una delle capitali del cosiddetto cineturismo, lo chiamano gli addetti ai lavori. E però nel luglio del 2002 era uscito un numero di Ulisse, la rivista dell'Alitalia, con un'ampia sezione dedicata alla provincia di Ragusa, un numero al quale anch'io ebbi il piacere di collaborare, anche Giorgio Flaccavento si ricorderà, con un articolo intitolato Il tour Ibleo di Gesualdo Bufalino, in cui immaginavo un percorso turistico sulla scorta delle opere di Bufalino. Ecco, io penso che l'esperienza universitaria a Ragusa, in particolare l'esperienza di lingue, ma non solo, vada compresa all'interno di un quadro siffatto, un quadro di sviluppo, una fase di slancio molto positiva, che fu insieme socio-economica e anche culturale. Potrei aggiungere a questo scenario che ho sinteticamente evocato un piccolissimo tassello che però dal mio punto di vista ha un valore altamente simbolico e quasi di periodizzazione. All'inizio degli anni Ottanta, che sono, come dicevo, gli anni in cui ci fu il tardivo exploit di Bufalino, anche un pittore del calibro di Piero Guccione, che Susan Sontag, una saggista molto importante, su un prestigioso giornale americano aveva da poco incoronato come uno dei maggiori artisti contemporanei, decide da Roma, dove si era trasferito da giovane e aveva raggiunto a Roma il successo, di tornare in Sicilia a Scicli, suo paese natale, consentendo che intorno a lui venisse rapidamente formandosi una scuola di artisti che oggi è universalmente apprezzata. Lo so, sto dicendo cose che non interessano quasi a nessuno, forse ai quattro intellettuali che siamo rimasti, insomma, come quelli che ci troviamo stasera in questa stanza. Però sto cercando di dire che c'è una giustificazione forte, non occasionale, se allo scadere degli anni 90, diciamo, si concretizzi il progetto di dar vita anche qui a uno sbocco universitario, magari fin troppo ambizioso, lo spiegava prima in un certo senso il professore Barone, però in grado di intercettare comunque e di dare una risposta adeguata di qualità
al tradizionale alto tasso di scolarità, per esempio, dell'area ibrea, costretto fino ad allora, quando si trattava di intraprendere gli studi universitari, stamattina di queste cose si è parlato, a orientarsi verso sedi che solo in parte erano quelle siciliane, di Catania, di Palermo, di Messina, ma che altrettanto spesso erano le sedi del nord. Allora erano Firenze, Bologna, Padova, stamattina ci hanno spiegato che sono Milano, il Politecnico di Torino, eccetera. Dove poi questi studenti, dopo la laurea, finivano non di rado col rimanere. E dunque, ecco, questo vorrei dire, la nascita dell'università nella nostra provincia per molti di noi, e qui più che da professore d'università parlo da cittadino di questa provincia, che non ha mai voluto sradicarsi del tutto da questa realtà. La nascita dell'università significò la realizzazione di una aspirazione antica, anche politica, di un sogno che a lungo avevamo accarezzato, cioè che l'esigenza assai diffusa qui in questo territorio di una formazione di eccellenza potesse essere soddisfatta anche restando qua, senza essere costretti per forza ad andare via, ad andarsene, senza essere costretti a dar vita a quella vera e propria diaspora, non so come chiamarla, che ha avuto ed ha ancora oggi costi di varia natura, non sono semplicemente costi economici, perché bisogna mandare i figli al nord, no? Ma sono anche costi di desertificazione intellettuale del territorio. Vorrei che su questo punto riflettessimo, perché la crisi economica oggi sta ricreando quelle situazioni e quei rischi in altre forme, su cui adesso non ho tempo di soffermarmi, ma insomma praticamente si stanno riproponendo difficoltà di vario tipo, è mutato il contesto economico, c'è stata una crisi economica devastante che certo non ha risparmiato neanche la provincia di Ragusa, che nel 99 era in ascesa, emergente, eccetera. È mutata anche la politica universitaria dei governi che si sono succeduti, che non solo non favorisce più i decentramenti, ma che attraverso questi tagli micidiali penalizza fortemente il Sud, lo penalizza fortemente, penalizza le università italiane. Io dico, non ho nessun pregiudizio nei confronti delle altre forme di insegnamento universitario, degli altri progetti, probabilmente la cosa migliore sarebbe un sistema integrato in cui università pubblica, privata, università telematica insieme riuscissero, come dire, a anche dialogare tra di loro. Però è vero anche che adesso, in questo momento, lo stesso diritto allo studio in qualche modo è minacciato, no? C'è da difenderlo strenuamente, i tagli dell'università pubblica, il diritto allo studio, dal mio punto di vista, ma qui parlo per ragioni ideologiche, che per la mia appartenenza ideologica, il diritto allo studio poi lo garantisce soprattutto l'università e la scuola statale,
E quindi una penalizzazione dell'università statale inevitabilmente comporta anche un rischio sotto questo profilo. Quindi io penso che, ecco, poi ci possiamo le responsabilità rimandarcele, i politici nei confronti degli universitari, eccetera, però c'è una responsabilità della politica, di tutte le politiche, che qui va riconosciuta, di tutte le politiche universitarie, che stanno andando in una direzione che per noi meridionali soprattutto è devastante, devastante. Che porterà alla smobilitazione del sistema universitario statale per come l'abbiamo conosciuto, che era un sistema universitario di alto livello. Io questo vorrei qui ribadirlo. Certo, stamattina lo diceva anche il magnifico rettore dell'Università di Catania, è chiaro che in America ci sono le 10 università migliori del mondo, ma qui c'era un'università di massa di alto livello, dove anche a Ragusa si faceva ricerca di prim'ordine e si continua ancora a fare. Questo è importante che si sottolinei e che sia chiaro a tutti. Ci sono specialisti a Ragusa che sono i migliori d'Italia in certi settori di studio. Questo che si sappia, se no facciamo demagogia e non diciamo esattamente le cose come stanno. Allora, per tornare ora a lingue rapidamente, non, tante cose sono state dette, io poi non ho voglia di tediarvi. La nascita di lingue a Ragusa ebbe anche un'ulteriore specifica motivazione. Non soltanto ci fu la capacità di, come dire, interpretare certe esigenze del territorio, che sono anche quelle che diceva prima il professore Barone, eh? E poi sono anche il turismo, sono anche, diciamo, nella diffusa domanda di formazione alta che c'è in questo territorio. Ma c'era la collocazione stessa della nostra provincia nel cuore del Mediterraneo. Una collocazione strategica che ne ha fatto storicamente, ancora ne fa, un luogo di incontro, di intrecci, di civiltà, di transiti, di migrazioni, con la coloritura anche, come posso dire, multietnica che il territorio, soprattutto poi negli ultimi tempi, ne ha ricavato, e con i problemi di mediazione interculturale e linguistica che ne discendono, che noi abbiamo cercato, come dire, di intercettare, a cui abbiamo cercato di dare una risposta, credo una risposta di qualità. Ecco, cioè, a me non piace autoincensarmi e fare, ma voglio dire... Da qui anche la scelta che fin dall'inizio fu fatta con Antonio Pioletti, per esempio, che fu il primo preside della Facoltà di Lingue, di attivare accanto agli insegnamenti delle principali lingue e letterature occidentali, quelli di arabo, di giapponese, a cui più tardi si è aggiunto anche il cinese, e di costruire percorsi di studio che via via avrebbero trovato il loro assetto definitivo nell'attuale laurea triennale in mediazione linguistica e interculturale, e anche in un corso di laurea magistrale in lingue e culture europee ed extraeuropee. A questo assetto si giunse soprattutto nel 2011, voglio ricordarlo, quando la sede di Ragusa della Facoltà di Lingue, in seguito a un processo difficile, anche aspro, diventò sede esclusiva della Facoltà di Lingue dell'Università di Catania, che poi era una aspirazione perseguita da sempre dalle classi dirigenti che originariamente avevano dato vita al consorzio universitario di Ragusa e che hanno avuto
quei chiaroscuri che il professore Barone ha così efficacemente messo in evidenza. Purtroppo la legge Gelmini, che portava a compimento una politica avviata dal ministro Berlinguer e che cancellava le facoltà universitarie sostituendole con i dipartimenti, avrebbe di lì a poco vanificato, in buona sostanza, il raggiungimento di questa meta e determinato, dobbiamo riconoscerlo, un ridimensionamento che ha portato all'attuale struttura didattica speciale di Ragusa, che è un po' meno di un dipartimento per quanto attiene ai requisiti minimi di organico docenti, anche se per fortuna gode, continua a godere di un'autonomia gestionale e di programmazione. Pur con questi limiti, compensati spesso da colleghi animati da una grande passione e abnegazione, io qui devo riconoscerlo, che spesso hanno scelto di trasferirsi a Ragusa e di vivere l'esperienza universitaria come, secondo me, va vissuta, attraverso anche il rapporto continuo, la presenza, il dialogo costante con gli studenti. Pur con questi limiti di organico e pur con le incertezze economiche che hanno costantemente minacciato l'orizzonte prima della facoltà e poi della struttura didattica speciale, abbiamo continuato a svolgere, io credo, con successo la nostra attività, attraendo molti studenti. Ogni anno dovete sapere che si possono iscrivere alla laurea triennale ben 230 studenti e che noi riceviamo, dovete saperlo anche questo dato, il doppio di richieste di iscrizione che non possiamo soddisfare per tante ragioni, anche se troppo lunghe adesso da elencare qui. Il nostro organico docenti sarebbe assai insufficiente, spesso è fatto da docenti precari, non di ruolo, e questo è un problema che rientra nell'ambito della politica universitaria di tagli, di scarsa possibilità di turnover, di ricambio dei docenti e così via. E che studenti, ecco, questo voglio dire anche, che non sono, solo in parte sono locali della provincia di Ragusa, all'incirca il 50%. Per il resto vengono da altre province siciliane, qualche volta vengono anche da fuori Sicilia. Quindi questa struttura ha una capacità di attrazione che va rivendicata e che è in controtendenza rispetto al rischio che abbiamo denunciato questa mattina, e cioè che i nostri studenti generalmente vanno a studiare altrove. Naturalmente di questi studenti alcuni poi si fermano al triennio, altri vanno ad iscriversi a lauree magistrali del nord e noi riusciamo a mantenerne una sessantina, all'incirca un po' meno. È mia convinzione, infine, che una delle ragioni della lunga durata, siamo già al 16° anno di vita di Lingue a Ragusa, della lunga durata della presenza di Lingue a Ragusa, oltre alle ragioni che confusamente ho cercato di dire, vada
individuata, e anche questo in parte, diciamo, l'ho detto, nel respiro culturale, lo chiamerei così, che è sotteso a questa offerta formativa. Un respiro culturale che consiste in quel far dialogare le lingue, le letterature occidentali. Di recente, per esempio, si è aggiunto anche il portoghese, ma abbiamo attivato anche la lingua dei segni. Ecco, questo ha ulteriore sottolineatura dell'attenzione nei confronti del territorio e delle esigenze del territorio. Questa capacità di fare dialogare le lingue, le culture occidentali, quelle tradizionali, con le principali lingue e letterature del vicino e del lontano Oriente. Un respiro, però, che va al di là degli stessi percorsi didattici che in tutti questi anni abbiamo potuto e saputo costruire con migliaia di studenti. Perché chiama in causa un'idea di civiltà, che è un'idea di civiltà plurima, aperta alla diversità, accogliente. Era quella che il professore Barone chiamava l'internazionalizzazione, in cui gli stessi confini non sono intesi come muri invalicabili, ma sono occasioni di scambio e di arricchimento reciproco. Ed è un peccato, per esempio, e sotto questo profilo non si riesca più, per le difficoltà economiche del consorzio che allora finanziava questo tipo di esperienza, che non possiamo più offrire ai nostri studenti, al di là dei progetti Erasmus d'Ateneo, periodi di permanenza all'estero, come facevamo una volta in passato, in Europa, negli Stati Uniti, in Giappone, nel Nord Africa. Ed è un peccato che le convenzioni che eravamo riusciti ad accendere con università dell'altra sponda del Mediterraneo, dove i nostri studenti spesso andavano a fare appunto questi stage formativi, queste convenzioni, ne cito una, per esempio con l'università di Annaba in Algeria, che prevedevano scambi reciproci di studenti, di docenti, in entrambi i sensi, per cui noi avremmo potuto ospitare qui anche loro studenti, non abbiano avuto poi per tanti motivi la possibilità di realizzarsi. A partire da questa idea di civiltà e anche di università, che non rinuncia a quest'idea di università che noi abbiamo avuto, a intrecciare strettamente, e questo era anche uno dei punti di forza dell'antica università italiana, didattica e ricerca, che non possono separarsi, pena, come dire, il cambiamento dell'idea stessa di università, che diventa semplicemente a quel punto un luogo di trasmissione del sapere, quando invece l'università deve essere il luogo della elaborazione anche del sapere, no? Il luogo in cui la frontiera del sapere si sposta sempre più in là. Ecco, noi questo dialogo costante tra didattica e ricerca abbiamo cercato di mantenerlo, come? Organizzando continuamente il nostro anno accademico, è scandito costantemente da occasioni, seminari, giornate di studi, convegni internazionali in cui spesso sono presenti i migliori specialisti delle varie discipline, i migliori in assoluto, non soltanto italiani, spesso stranieri. Tra una settimana ci sarà un convegno di lingua inglese a Ragusa di questo tipo. E a partire da tutto questo, da quest'idea di civiltà, di università, che
ci siamo sforzati di mantenere viva anche collaborando con le istituzioni del territorio, gli enti del territorio, no? Il comune, la prefettura, ma anche collaborando e promuovendo e sostenendo le attività dei centri di studio che sono ancora presenti in questo territorio. E ce ne sono, il centro Feliciano Rossitto, ma c'è la Fondazione Bufalino a Gomiso, no? Attraverso questo sforzo abbiamo cercato di mettere a punto che cosa? Strumenti conoscitivi. Stamattina il rettore dell'Università di Catania sottolineava il valore della conoscenza oggi. Strumenti conoscitivi particolarmente affinati e competenze. Dotate di quella flessibilità che oggi è necessaria e richiesta dal mondo complicato del lavoro, dal mercato, che tuttavia non divinizzerei come un pochino è stato fatto poco fa. Ma ecco, abbiamo cercato di mettere a punto strumenti conoscitivi, competenze flessibili, moderne, di alto livello, perché siano spendibili nel mondo del lavoro di oggi, ma anche perché siano, come posso dire, io a questa funzione della scuola, dell'università, rimango legato, utili a formare una cittadinanza, come dire, attiva, consapevole, critica, perché se l'università si riduce a questo e il discorso si riduce semplicemente nel dare la risposta al mercato, eccetera, io penso che praticamente la nostra funzione di studiosi, ma anche di formatori, viene ad essere svilita e banalizzata. E io, ecco, in un'università che fosse un'università di quel tipo non avrei nessun interesse a restare. Bene, ringraziamo il professor Zago per questa interessante, affascinante rilettura.